qual è la situazione oggi degli apparati repressivi e le loro forme di rapporto con i movimenti sociali? Ormai noi dobbiamo fare i conti che dentro questo sistema, meglio chiamarlo regime neoliberale, in cui viviamo, gli apparati repressivi sono un elemento fondante della politica affinché si possano attivare le politiche di austerity e di devastazione sociale nel nostro paese. E in più c'è una forte e totale criminalizzazione di tutti i movimenti sociali. Ecco, tu facevi riferimento al processo avvenuto a Torino nell'aula bunker a danno del movimento Notav, con una condanna vergognosa a 140 anni di carcere verso gli attivisti. Ma questo purtroppo ormai è una questione che facciamo i conti quotidianamente. E questo ciclo di seminari organizzato da DOCS credo che siano opportuni e necessari per ragionare in termini analitici di quello che sta succedendo, a partire dalla creazione delle nuove classi pericolose, quindi la continua ridefinizione di un nemico pubblico da parte del potere costituito, a parlare di quali sono oggi gli organi di polizia, di come si organizzano, di come si strutturano, di come si formano anche, che poi sono il braccio armato della magistratura per attivare processi repressivi e repressione sociale verso i movimenti, per concludersi con il per parlare di tutto quello che è poi il carcere, che oggi è di fatto una discarica sociale e che rappresenta l'elemento forte di controllo. Ecco, di fatto noi siamo passati dalla fase della disciplina che vivevamo nell'epoca fordista alla fase del controllo e della carcerazione che viviamo oggi nel periodo del post-fordismo. La repressione e la società in questo momento di crisi economica, come l'apparato dello Stato, le forze di polizia influiscono anche nella costruzione di un senso comune, una voglia, la possibilità o meno di esprimere il conflitto nella società? La questione è che è chiaro, in ogni congiuntura, non è la prima volta che succede nella storia, no? Cioè ogni congiuntura di crisi c'è sempre dei momenti in cui la polizia oscilla più verso una gestione violenta del disordine che verso una gestione pacifica, che in genere si è sempre praticata, no? E che anche oggi, cioè, il problema è che c'è sempre questa oscillazione tra una gestione pacifica del disordine e una gestione violenta del disordine. C'è una tendenza a far prevalere la gestione violenta. Perché? Perché il liberismo dominante non vuole concedere più niente. Cioè, ci sono tutta una serie di fatti che effettivamente sono scandalosi, no? Quando hanno massacrato i terremotati dell'Aquila, i pastori sardi, gli operai in diverse occasioni, eccetera, eccetera. Qui non si tratta più degli autonomi, degli studentelli un po' infiltrati da estremisti o chissà che cosa, si tratta di lavoratori che in genere nella tradizione passata le polizie rispettavano, diciamo. Purtroppo in un contesto liberista c'è questa tendenza a spezzare la mediazione, il ricorso alla mediazione invece prediligere la gestione violenta. Questo avviene perché chiaramente ci sono degli input, delle scelte, delle pressioni da parte di personalità del potere politico, ma anche di attori forti. Cioè, se il padronato non vuole arrivare a nessun contratto, come Marchionne ti dice no, non esiste, non si discute, eccetera eccetera, lì se ci sono scioperi e via dicendo finisce male. Si è di fatto rafforzata una componente violenta, il Rambo, per semplificare, diciamo così, e questo è dagli anni 90 in poi che c'è stato questo aumento di questa componente che predilige le maniere violente, le maniere forti, che pratica per esempio in molti casi la criminalizzazione razzista dei rom, dei migranti, dei marginali. La polizia nel quotidiano non può permettersi la gestione violenta perpetua, non può permettersi di stare in guerra con la società. La polizia, l'ideale della polizia sarebbe una gestione pacifica, perché vuole il consenso popolare per certi versi. La polizia vuole il plebiscito di tutti i giorni, cioè,
E stiamo attenti, quando i violenti operano in maniera violenta, operano anche perché pensano che l'opinione pubblica li appoggia. E questo è socialmente costruito, detto in termini tecnici, teorici, sociologici, questa questione. Non è che questi agiscono convinti che quando ci sono episodi di violenza, sono perché c'è stata un'accentuazione dell'asimmetria di potere, della discrezionalità che scivola facilmente verso il libero arbitrio, e del fatto che c'è stato tanti casi che hanno dimostrato che c'è impunità. La questione è capire che se è possibile, diciamo, contrastare questa deriva autoritaria. Però, detto ciò, la coesistenza di democrazia e autoritarismo c'è sempre stata. In questo senso è sbagliato pensare siamo in uno stato d'eccezione, oppure stiamo passando a uno stato di polizia. Non è che si passa, c'è sempre questa possibilità di giocare in gestione pacifica o la gestione violenta. Il problema è che ci sono congiunture che chiaramente la simmetria di potere accentua e favorisce i violenti dall'una e dall'altra parte. Attenzione, io ho sempre detto una cosa importante: quando si arriva agli scontri è perché ci sono delle schegge impazzite sia da un lato sia dall'altro, non è solo da uno, non so. E quelli che prendono botte, che hanno la peggio, sia da un lato che dall'altro, sono quelli che non se l'aspettavano, perché erano convinti che tutto si svolgeva pacificamente.